Cinzia Franciò per il quotidiano La Provincia. Che cos'è il disturbo dell'adattamento? Ne parliamo con la dottoressa Enrica Maria Gagliardi, responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Cremona e protagonista di questa nuova puntata del Medico Risponde. Buongiorno dottoressa Gagliardi. Buongiorno. Che cos'è il disturbo dell'adattamento? Il disturbo dell'adattamento è un disturbo frequente che può colpire chiunque e che è purtroppo spesso sottostimato e sottovalutato. Si caratterizza per la comparsa di sintomi emotivi e comportamentali clinicamente significativi in risposta a un evento stressante identificabile. Che cosa significa? Significa che quando una persona è sottoposta a uno stress, può trovarsi nelle condizioni di non riuscire a fronteggiarlo, di adattarsi, da qui il termine disadattamento, e sviluppare quindi una sintomatologia che può essere ansia, depressione, irritabilità, insonnia. Oppure può essere più comportamentale, quindi irrequietezza, agitazione, anche aggressività, comportamenti inusuali o anche una combinazione di questi due aspetti. Quindi i quadri clinici possono essere diversi. Quello che però accomuna tutti questi quadri è la condizione di sofferenza della persona, un disagio molto intenso, che è un po' sproporzionato rispetto all'evento stressante che l'ha determinato e che ha una ricaduta sul funzionamento della persona, che viene un po' compromesso in misura maggiore o minore. Cosa significa? Che la persona non è più in grado, in ambito sociale, in ambito familiare, in ambito lavorativo, di funzionare, usiamo questo termine non tanto bello, come prima, e quindi si trova in una condizione per cui spesso succede che si chiuda, che si isoli, ma questo isolamento provoca un peggioramento dei sintomi, no? E quindi si può venire a innescare un circolo vizioso difficile da interrompere. Quello che ci serve sottolineare per capire bene questo disturbo è che l'evento stressante che abbiamo all'origine non è sufficiente per capire perché una persona sviluppi il disturbo, perché altrimenti ad uno stesso evento stressante tutti avrebbero questo tipo di manifestazione clinica, invece questo non succede. Non succede perché bisogna valutare bene il significato che un determinato evento ha per quella specifica persona e quindi fare anche una valutazione delle caratteristiche della persona, che spesso per la sua storia personale, per gli eventi precedenti, può trovarsi in una condizione di vulnerabilità e quindi sviluppare il disturbo. Allora, diciamo che per definizione la comparsa del disturbo dell'adattamento deve avvenire entro 3 mesi dall'evento stressante. Quindi potrebbe non capitare subito, ma non passa molto tempo e nel giro di 6 mesi tende in qualche modo a risolversi. Questo però non è sempre vero, perché quando l'evento stressante si protrae nel tempo e la persona magari non è nelle condizioni di sottrarvisi, può succedere che anche il disturbo duri più a lungo e qualche volta può anche cronicizzarsi. E quali possono essere gli eventi stressanti che determinano il disturbo? Allora, gli eventi stressanti è noto a tutti che possono essere davvero tanti. Ce ne sono alcuni che ricorrono più frequentemente e che sono l'interruzione di una relazione affettiva, una malattia, un trasferimento o un licenziamento. Qualche volta possono anche avere una connotazione positiva. Per esempio, la nascita di un figlio può essere ugualmente destabilizzante per la persona. L'evento stressante tipicamente colpisce la persona e ne determina una condizione di sofferenza. In alcune circostanze può essere interessato anche
un gruppo di persone, per esempio un'intera famiglia, qualche volta, raramente per fortuna, un'intera comunità. A questo proposito mi viene in mente, per esempio, quello che è successo durante la pandemia, la situazione di isolamento, la situazione di incertezza economica e anche la preoccupazione proprio per la salute. Ha messo tante persone in questa condizione e in effetti a posteriori, perché in quel momento era molto difficile anche offrire un supporto e un percorso di cure, abbiamo potuto evidenziare come davvero una gran parte della popolazione si sia trovata in questa situazione. E con quale frequenza si presenta? Come dicevo all'inizio, che è un disturbo frequente. Nella popolazione generale il 5-10% della popolazione si può ammalare di disturbo dell'adattamento. Questi numeri aumentano se noi andiamo a rilevarli nell'ambito degli ambulatori psichiatrici, dove i numeri arrivano anche al 20%, ma i numeri più alti in assoluto li abbiamo nella nostra esperienza nella consultazione dell'ospedale generale, dove effettuiamo delle valutazioni psichiatriche nei pazienti ricoverati. Che proprio a causa della condizione di malattia che ha determinato l'ospedalizzazione sviluppano il disturbo nel 50% dei casi, quindi dei tassi davvero molto alti. E come si tratta questo disturbo? Allora, il primo passo sicuramente rappresenta un buon inquadramento diagnostico. Come dicevo prima, i sintomi emotivi, quindi l'ansia, la depressione, sono esperienze e sintomi presenti in tanti disturbi psichiatrici, i disturbi dell'umore, quindi la depressione, i disturbi d'ansia, anche il disturbo post-traumatico da stress. Però è molto importante differenziarli perché se dal punto di vista sintomatologico si assomiglia, a livello di approccio e di percorso di cura in realtà sono molto diversi. Quindi l'inquadramento diagnostico è il primo passo che parte naturalmente dall'individuazione dell'evento stressante. Questo è utile anche perché quando l'evento stressante è ancora presente, può essere davvero opportuno cercare in qualche modo di eliminarlo se possibile, oppure trovare delle strategie che spesso passano anche attraverso la modificazione dello stile di vita del paziente, proprio per evitare che l'azione nociva venga in qualche modo interrotta. È importante anche fare una valutazione della rete sociale e familiare, perché abbiamo visto come la presenza di persone vicine emotivamente e affettivamente al paziente che è nella condizione di disagio sia uno strumento davvero molto di supporto a rendere più efficace e più rapido il percorso di guarigione. L'approccio terapeutico vero e proprio consiste nel supporto psicologico e nel supporto psichiatrico. Il supporto psicologico può essere organizzato utilizzando tecniche molto diverse. Si è visto in questo particolare tipo di disturbo come le tecniche cognitive comportamentali che permettono di in qualche modo valutare i processi di pensiero e di comportamento disfunzionale. Si riveli particolarmente utile. Lo psichiatra invece, a parte appunto l'aspetto diagnostico iniziale, può valutare se la sintomatologia, soprattutto la sintomatologia ansioso-depressiva, deve essere trattata anche dal punto di vista farmacologico e quindi decidere con quali farmaci intervenire. Molti possono venire colpiti da questo disturbo, ma ci sono delle caratteristiche particolari del paziente che ha il disturbo dell'adattamento,
Oppure possono essere giovani, meno giovani, donne, uomini. No, in realtà non ci sono delle caratteristiche personali. Come dicevo prima, bisogna proprio caratterizzare tutta la situazione, che può essere davvero, molto particolare o in qualche volta invece, più comune. Di fatto sappiamo che per esempio uno stesso paziente risulta vulnerabile, anche in modo diverso in fasi della vita diversa, quindi, bisogna proprio valutare i diversi aspetti un po' come dicevo prima. Va bene, grazie dottoressa. Prego.